Ci stiamo lasciando alle spalle un'estate ricca di disagi nel traffico aereo. Ritardi, molte cancellazioni. Linate è stata chiusa per ristrutturazioni e quindi tutto il volo che era su Linate, ovviamente un aeroporto molto importante, è stato dirottato su Malpensa. E le 13 ore di ritardo nella partenza del volo Bari-Bergamo con Ryanair? Certo, poi ci sono dei casi che sembrano quasi incredibili in cui i voli hanno dei ritardi tali che potrebbero quasi qualificarsi delle cancellazioni, anche perché costringono i passeggeri a rimanere in aeroporto per 13 ore, quindi con tutti i disagi che ne trae questo genere di situazioni. Tutti questi disagi hanno una tutela per i passeggeri. Questa tutela ha varie sfaccettature. Per i ritardi, per le cancellazioni, si può arrivare dal rimborso del volo vero e proprio quando non viene utilizzato a un indennizzo monetario che la compagnia deve versare al passeggero. Nei casi in cui i disagi si verificano per cause eccezionali, quali il maltempo oppure delle chiusure dello spazio aereo, la compagnia non è tenuta a dare alcuna compensazione, però è comunque tenuta a dare un'assistenza che è molto importante soprattutto in questi casi in cui magari i ritardi sono molto elevati, perché l'assistenza prevede dal vitto, l'alloggio, il trasferimento, la riprotezione su un altro volo, e quindi permettono intanto al passeggero di affrontare il disagio con degli aiuti e poi sicuramente di ritornare a casa quando ci si trova fuori lontano da casa. Tutto questo è scritto nella carta dei passeggeri. Tutto questo è... che però non viene sponsorizzata dalle compagnie aeree. L'assistenza è prevista da questo regolamento europeo, che è il 261 del 2004, che è riversato interamente nella carta di tutela dei passeggeri. Ovviamente le compagnie tendono a non comunicare quali sono i diritti dei passeggeri in questi casi, anche perché prevedono degli esborsi notevoli, perché chiaramente la cancellazione di un aereo in cui magari ci sono 100-150 passeggeri prevede il trasferimento in un albergo, il pernotto nell'albergo, la riprogrammazione su un volo e soprattutto il pagamento di un indennizzo che va a risarcire il disagio subito dal passeggero. Quindi sono due cose separate, uno è il rimborso del biglietto, l'altro è l'indennizzo comunitario. La No Problem Flight quindi media tra le compagnie aeree e i passeggeri? Sì, la No Problem Flights è una società che assiste i passeggeri per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla Carta dei diritti del passeggero. È una società che opera in maniera esclusiva online e quindi tutti i passeggeri possono andare sul sito, che è appunto www.noproblemflights.it, e verificare al momento se hanno diritto o meno e fare tutta la pratica per ottenere l'indennizzo direttamente sul sito, cioè tramite il caricamento di documenti online, e tutto il dialogo fra noi, diciamo, fra la No Problem Flights e il passeggero avviene online o tramite WhatsApp. Insomma, cerchiamo di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione più rapidi per cercare di accelerare e abbreviare il più possibile i tempi per la pratica.